Filippo Busin, che giudizio ha la Lega su questo decreto IMO? Pessimo, questa è l'ultima tappa diciamo, di una specie di calvario durato nove mesi e che ha accompagnato il governo Letta fino dall'inizio, che poteva essere l'occasione per iscrivere finalmente i tributi locali sugli immobili che ne avevano veramente bisogno, e invece si è dimostrato una, una cosa veramente fallimentare eh, che ha danneggiato prima di tutto i comuni. Lasciati nell'incertezza fino all'ultimo di, di, di questa importante imposta che è determinante per i loro bilanci, e in secondo luogo i cittadini che alla fine saranno illusi perché dovranno pagare il prossimo anno, già quest'anno, un'imposta un più alta e che penalizza soprattutto i, i nuclei familiari più numerosi e le persone meno abbienti. E per quanto riguarda la Banca d'Italia, il governo che cosa ha deciso? Ma per la Banca d'Italia diciamo che è scandaloso che sia stato inserito in un decreto legge, perché questa è una riforma storica e molto importante di un istituto che è centrale per la vita politica e economica del nostro paese, è stato inserito in un decreto senza i presupposti di urgenza e straordinarietà, assolutamente, solo per un problema che riguarda la copertura di un buco di bilancio. E noi contestiamo questo più che nel merito, perché poi nel merito ci sono anche cose condivisibili, eh, però diciamo il, il metodo utilizzato e l'aver inserito questo provvedimento in un decreto legge con l'Imu eh, proprio non ci stava e questo lo contestiamo profondamente.